Wattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su House of Ashes. Vi ricordo, ragazzi, che potete sostenere il video lasciando un bel pollice in su. Vediamo se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like anche per questo nuovo episodio. Ed eccoci qua di ritorno. E dopo che anche la volta scorsa, ragazzi, sono successe cose alquanto interessanti. Tra l'altro abbiamo scoperto cose interessanti riguardo le creature che ci stanno dando la caccia, anche se effettivamente non ce le hanno ancora mostrate per quello che sono veramente. Però nonostante tutto succedono cose strane. Io direi di non perdere troppo tempo, di andare a continuare, perché ragazzi, vi ho detto, cioè pare ci sia un morto parlante qua sotto, perché il nostro amico, soldato, compagno, chiamatelo come volete, era bello che morto. Però noi qua sotto l'abbiamo sentito parlare. Laggiù c'è un demone. Possiamo salvarci, ma solo insieme. Captano i suoni come i pipistrelli. Sì, esatto, questo l'avevamo capito. Loro ti attaccano. Ok, i suoni quindi sono ciechi. Hanno un punto debole. Prendono fuoco al sole. Ok, come ogni e questa creatura, anche loro sono mortali. È una cosa importantissima da sapere, Un paletto nel cuore. Ok, cioè tipo i vampiri, come ho detto la volta scorsa. I proiettili li rallentano. Anche un camion in piena corsa li farebbe solo arrabbiare. Ok, stiamo buoni. Io direi di ascoltarlo. Okay. Assolutamente sì. Io sono assolutamente d'accordo. Possiamo ucciderlo. Tu gli giri intorno e attiri la sua attenzione. Poi ci penso io. Facciamolo, sono d'accordissimo sulla, insomma, sulla decisione di agire insieme, assolutamente sì. Sono pronto, andiamo. Ok, vediamo un attimino se il nostro caro Salim, ragazzi, ci ha visto lungo, per fortuna ha potuto scoprire queste due caratteristiche dei nostri nemici. Quindi captano i suoni, tipo i clicker. Oh! Tipo i clicker, anche i clicker erano ciechi, ma captavano i suoni, quindi utilizzavano probabilmente lo stesso mezzo, diciamo così, di localizzazione. Pian piano saliamo, per l'amore del cielo, non ci facciamo sentire. Vediamo se il suo piano va a buon fine, ragazzi, perché dovremmo fare noi da esca, purtroppo. Per cui piano, piano, piano. Piano, piano, piano. Sì, ma cioè sto cadavere lo sta annusando, ma non ne sta banchettando, perché no? Ecco, quello forse avrebbe dovuto sentirlo, non lo so, però piano, piano e a ripiano, lo ripeto, Nick. Fa attenzione, Nick. Non so se saremo così rapidi e bravi da riuscire a infilzarlo come se nulla fosse. Mica non si è accorto di niente, per fortuna, ma è arrivato il momento di sparargli. Gesù! Oddio, sei brutto! Ah! Aiutalo, aiutalo, per l'amore del cielo! Infilzatelo! Ha funzionato davvero? Beh, lui l'aveva già testato. Ho visti di orrori in vita, ma nulla di simile. Beh, chi avrebbe mai potuto vedere una roba del genere? Con che cazzo abbiamo a che fare? Quei mostri sono ovunque.
Prima d'ora non ho mai visto nulla di così feroce. Beh. Hai idea di cosa siano? No, che ne so quanto te, amico. Non gliel'ho chiesto, e tu? Spiritoso. Solite battute del cazzo. Non so cosa sia. Dopo da 4 soldi, non gliel'ho chiesto. Perché sono qui? E non a casa. Con mio figlio. È vero, la famiglia è tutto. Ah, non sarei dovuto venire. Questi discorsi adesso sono utili a qualcosa. Vabbè, ci si rincuora un po', certo, ma... Mi spiace. Non dovresti stare qui. E te? Nessuno di noi dovrebbe stare qui. Ormai si crede un uomo. Anche se è solo un bambino. Oggi ne fa 18. Wow! Niente male. Davvero. Sai, penso... che il miglior regalo che puoi fargli... sia fare di tutto per tornare, lo so, ma penso sia un regalo per tutti noi, che mi dà forza. Per chiunque sia rimasto intrappolato qua sotto, voglio dire, famiglia o no, perlomeno, cioè pure per voi, ragazzi. Se siamo all'inferno, dovrei dirti come mi chiamo. Nikkei, sergente. Salim Osman, tenente. Esercito Rekano. Ecco. Sta cosa è bella, ragazzi. Cioè, che sì. Sì, ti ricevo, tenente. Vedo la luce, continua ancora. Sono più avanti. Vedo la luce! Che si siano alleati in un momento di bisogno, comunque. Spero di difficoltà. Non facciano scherzi. No, ci parlo io. Non ti faranno del male. Oh, cazzo. Io, ragazzi, sono capace di mettere in pausa sempre quando i personaggi rimangono con queste espressioni assolutamente meravigliose. Comunque, non lo so, cioè, io spero veramente che il nostro amico non si metta a fare il matto. Comunque, dico, non ti faranno niente, perché spero che ovviamente ci darà la possibilità di parlarci, insomma. Non ti faranno del male. Non ti faranno del male. Fidati di me. Ci parlo io, amico. Ok, questa era la premonizione che avevamo visto nella tavoletta. Giù! Stenditi! Fermo, buono! Non si puntano le armi! Buono, buono! Fermete! Attenzione! Non è ostile! No, non t'azzardare a sparargli. Io non voglio sparare. No. L'uniforme dice un'altra Nessuno cosa. Sparerà! Quella cazzo di Nessuno arma. Sparerà! No. State calmo! Abbassala prima tu! Arma a terra prima che ti faccia andare a terra io! Minchia, ma perché? Ma mi fate parlare! Grilletto, giuro su tutti gli dèi che non sopravvivrai per raccontarlo! Stai buono! Adesso non mi faccio ammazzare da un cazzo di cowboy americano! No, regà. Oh! Ok, basta. Non ha senso combattere. Non più. Non qui, cioè non Avrei più. Avrei dovuto spararti in quella cazzo di testa. Ma ti stai calmo? Non cambierebbe niente. Sarai sempre in questo inferno. Non tentarmi. Ma perché l'altro non dice? Perché non ci fa dire niente? Legalo. No. Stendilo. Ma è stato buono. Ma perché? Dopo quello che abbiamo passato. Esatto. Grazie mille. Ehi, siete stati voi due insieme? Perché non abbiamo si è sentito? Abbiamo lottato insieme e vinto. Oddio, perché non si sta a sentimo? Questo piano è fallito. Ovunque sia finito Joy, ormai è andato e là fuori ci sono chissà quanti mostri come questo. Io dico di tornare a riorganizzarci al tempio. È il miglior piano che ho sentito finora. Comunque sta cosa è ingiusta, ragazzi, dai. Lui c'ha pure il coraggio di toccarlo, sto coso, che schifo. Non capisco perché non ci hanno fatto intervenire con quell'altro. Che cavolo. Io l'avevo pure rassicurato. Infatti non ti faranno niente. In fin dei conti non gli hanno fatto niente. Però, cioè, hanno collaborato. Che diamine. Si sono comportati bene. E non mi hanno fatto intervenire.
Niente, lo devono tenere così, mo. Prendi pure. Oddio, se lo so portati appresso. Ma che davvero? Ma vi siete impazziti? Dimmi tutto quello che sai su queste creature. Ne sa quanto voi! Ha solo scoperto cose a caso, per fortuna. Punti deboli. Vengono? Ma che ne sa? Quante ce ne sono qui? Vabbè. Spero proprio tu sia credente. Quando i mostri torneranno, dovrai appellarti a qualcuno di molto potente. Dio non ci salverà il culo. Credente o non credente, sarebbe comunque inutile. Oddio, avesto sto coso qua, sinceramente ragazzi, io lo Sono trovo molto poco rassicurante. Eric King, aeronautica degli Stati Uniti. Sono un capo ingegnere nucleare dell'Iraq Survey Group, incaricato di trovare armi chimiche segrete. Abbiamo scoperto qualcosa di inatteso. Autopsia di una forma di vita non identificata. Oddio. Oddio, regà, ma siamo sicuri al 100% che sto coso sia morto? Ma mi sta venendo un dubbio grosso come una casa. Bomba in buca. Boom. Ragazzi, continuate a far saltare cose qua sotto. Devo ricordare che siamo sottoterra. Dovrebbe almeno rallentarli. Ah, ok, hanno tappato gli accessi, diciamo così. Quelli conosceranno buchi e cunicoli che voi manco immaginate, figuratevi. Non lo so, per ora la situazione è alquanto strana, ragazzi. Riattiviamo quella trappola. Aiutami. Abbiamo visto situazioni di merda. Ma mai come questa. Questa le batte tutte, se decisamente. Devo affrontare i mostri. Sono felice di poterlo fare con te. Oh. Che tenero. Non risparmiare su nulla, che significa? Certe volte, raga, le scelte di dialogo non sono molto chiare sul senso di quello che si sta per dire. Ti ho sempre coperto le spalle, boh. Puoi sempre contare su di me. In ogni caso. Perfetto, perfetto, perfetto. Meglio che siano comunque ragazzi, cioè in buoni rapporti. In una situazione del genere, l'unica cosa che ci manca è stare lì a discutere. Che meraviglia. E a litigare. Tu dici? Quanti posti come questo abbiamo bombardato senza scrupoli? Queste rovine stanno meglio nella polvere. Perché fai così? Loro non volevano la guerra. Perché li difendi, scusa? Cioè, così a caso, perché non mi andava di usare risentimento, sinceramente. Sappiamo entrambi che non sono tutti nemici. Cazzo, Gesù! C'entra la ragazza al checkpoint. Eh? Merda, Nick, ancora con questa storia. Pensavamo avesse una bomba. Era la borsa della spesa. Che cazzo. Mantieni il controllo, però, eh? Un attimino. Pensi che non lo sappia? Non c'è più niente che possiamo fare. Non ora, né mai. Niente, avevo appena alzato il loro rapporto, si è riabbassato adesso. Cerca di fartene una ragione, Nicky. Mannaggia la cinciolera, mannaggia. Rapporto, passo. 2-1 reale, ricevuto. Telecamere accese e breccia demolita, passo. Ottimo lavoro. Perlustrate il corridoio est e attenti. Vabbè, niente, come al solito, dobbiamo andare noi in avanscoperta. A cercare cose orripilanti nel buio. La creatura è alta circa 2,5 metri. Bipede, alata. La membrana alare si innesta negli arti superiori e tra le dita delle mani. L'epidermide appare ricoperta da una patina di secrezione. Io continuo... Sembra malato, quasi. Io continuo a non essere tranquilla, ragazzi. La creatura si decompone velocemente alla morte. Che schifo. Dropkick, qui Mailman 2-1 reale. Procediamo al varco est. Passo.
D'accordo. Cavolo, le porte sono andate. Quei mostri devono essere passati con la forza. Chi ha usato quell'arma deve averli messi in fuga. Per poi essere massacrato alle spalle. Non sono creature stupide, ma predatori. Puoi scommetterci se sono riusciti a passare una volta. Appunto. Posso farlo di nuovo. Raga, c'ho una strana ansia addosso. Non vi so spiegare il perché, ma non mi piace sta situazione. C'è Eric lì con quel cadavere. Che a me mi continua a puzzare. Non perché si sta decomponendo, ma perché mi puzza. Non lo so. E questi che continuano a esplorare le rovine, così. Non lo so, raga, non mi piace. Metti in sicurezza sto cazzo. Io me ne vorrei solo andare. Accidenti. E rinchiudermi da una parte. E a sto punto magari lasciarmi morire. Qua è dove erano morti quei due, ragazzi. Vi ricordate all'inizio? Quando i due avevano collaborato? Questo posto è un inferno. Ecco il cadavere. Ah, però non è... Madò, è un esploratore. Che cavolo... Non si meritava una fine così. Infilzato. Uccisa con un paletto nel cuore. È una donna, tra l'altro. Ok, non c'ho... Ah, sì, ha capelli lunghi. Minchia. Ma perché devi toccare? Perché devi toccare? Perché? Dubito siano state quelle creature. No. Chi allora? Non so. Buffy? Chi? Buffy, l'ammazzavampiri. Forse è meglio tenerlo. Vabbè. Certo, certo. Teniamolo, nel dubbio. Non si sa mai. Un paletto acuminato può sempre tornare utile. Ma perché ha una tipa? Perché è un essere umano? Ragazzi, qua continuano a sorgere cose. Ok, un altro di quei foglietti magici. Tanfo di morte ed era disseminato di da essere coperti di mosche. Crow pensa qui dopo averli derubati. Provo pietà per quegli sventurati viandanti. Il terrore che devono aver provato non era questo che voleva mostrarci. Tra spettrale. Quando Mary ha chiesto cosa fosse, Lady Bradshaw ha rivolto un cenno a Crow per fargli aprire la cassa di dinamite. Sembrava più che decisa a scoprirlo. Un altro video istruttivo. Fatta esplodere la parete di roccia, abbiamo trovato un passaggio verso uno strano mondo sotterraneo. L'ingresso emanava un'aura fosforescente che investiva di una luce arcana e sinistra. Lady Breccio voleva che scendessimo in profondità. Forse Mary ha ragione. Lady Breccio sta diventando incauta e incontrollabile. Ma anch'io continuo a chiedermi cosa si nasconda laggiù. Ora sto lavorando con Crow e Pullman per costruire un argano e un ascensore nel condotto. Mi chiedo quali misteri ci attendano nel sottosuolo, indisturbati dalla vita in superficie. Non cose belle. Quindi praticamente questi... Cos'è? Dice che hanno trovato qualcosa di strano. Non mi dire. Oltre a tutto questo già, avevano trovato... l'accesso a un mondo ancora più sotterraneo, ragazzi. Cioè, ancora più sotterraneo di questo. What the fuck? Un altro cadavere. Sembra sia stato prosciugato. Deve essere uno degli esploratori. Eh sì, l'aspetto dice quello, ma... un'altra tavoletta? Cosa ci predice? Ah, vedete, c'era Rachel, ragazzi, in una scena che non abbiamo ancora visto, per cui, come avevo supposto, di sicuro in qualche modo non è morta. Non so come, non so quando e non so perché, ma non è morta. Non possiamo guardare il luminare in qualche modo? Pare di no. Anche se sinceramente, che fai? Perché? Cioè, che senso ha? E quindi è così. Allora, una di sti due, ragazzi, era
Cioè, è stata infilzata con un paletto nel cuore. Cioè, poi la scoperta di un mondo ancora più sotterraneo. Cioè, tante cose si stanno a scoprire. Veramente interessanti, direi. Cioè, la cosa si fa davvero interessante. Robaccia. Che hai trovato? Nulla di utile per uscire da qui. Cos'è? Splendido. Sigillo. Ora me ne fregherei anche se fossero i gioielli della corona. Un sigillo di che cosa? Questa comunque sì, è il corridoio, era la stanza, ragazzi, dove erano morti quei due a inizio game. Quindi forse ci stiamo dirigendo verso il famoso ingresso del Perfetto. Mondo ancora più sotterraneo. Questa statuia è ottima. Salendo dal basso i mostri saranno costretti a passare da qui. Piazzo le cariche? Sì. Aumenta la copertura con le colonne. Potrebbero vedere i fili d'innesco. Per te loro saprebbero distinguerli? Bella domanda. Non sottovalutiamoli. Se miniamo i lati, avremo più probabilità. Raggio minore, ma cariche meno visibili. Tu che dici? Allora, quello che ha detto Jason è giusto. Non sottovalutiamoli. Non sappiamo fino a che punto siano intelligenti sti mostri, quindi direi di andarci con cautela e di non essere troppo presuntuosi, quindi seguiamo il suo consiglio. Quei bastardi sono svegli. Giusto. Mettiamo le cariche ai lati del passaggio. Bene, non se lo aspetteranno. Ma qua non c'entra se lo aspettano o non se l'aspettano. Vedono, non vedono, capiscono, non capiscono. Le domande sono tante, ragazzi. Quando non conosci il tuo nemico, i dubbi comunque sono tanti. Sento il tuo cervello che macina. Che c'è? Starà pensando a Rachel. Dovevamo darle un secondo avviso. Cazzo, non dovevo chiedertelo. Sono stanco di parlarne. Oddio, ancora sì? Di quella donna. Che dobbiamo dire? Quel checkpoint era un bersaglio a rischio di attentati. Avevamo pochissimo tempo. Dovevamo scegliere in fretta. E abbiamo sbagliato. Perché nessuno dice la verità? Tutti cercano di accampare scuse. È uno dei motivi per cui siamo qua sotto. Voglio solo la verità, Jason. Uccidere quella donna mi ha come distrutto. E vuoi farmi credere che non ha distrutto anche te? Niente, regalo, questi sono i traumi chiaramente che si vivono quando purtroppo si è in un contesto militare di guerra. Sono cose che magari non riesci mai del tutto a superare, traumi che ti segnano profondamente, e quindi io direi di dargli ragione, sì, cioè abbiamo sbagliato, è così. Abbiamo sbagliato. Se mai usciremo da qui, dovremo conviverci. Se invece moriremo, quello è. Forse sarà giusto così. Ti capisco, amico, cioè non potevo che dirgli questo. Frequentavo Rachel. Uscito, gli ha detto. Dici sul serio? 3 settimane. Ah, manco tanto, ok. Pensavo più tempo, sinceramente. Innescato. Ok. Cariche innescate. Oddio. Dropkick, qui Mailman 2-1 reale. Siamo arrivati a una scala che scende in un labirinto. Attendiamo ordini, passo. In un labirinto? Ricevuto. Ripiegatevi okay. Per il perimetro. Meno male, perché non ci tenevo tantissimo, sinceramente, ad andare. Piazza una telecamera e rientriamo. Ad andare là sotto. Ancora di più al buio. Dio santissimo. Oddio. Rachel. Minchia. Oddio, dov'è? Oddio, ma che cazzo? Non è il suo sangue. Oddio. Oddio, che schifo. Ma che cazzo? Minchia. 400 piedi. What? La fossa. Eric. Eric. Dove sei? Oh mio Dio. Wow.
Sì. Nick? Jason? Poverina. Madonna, è rimasta da sola. Oddio, fuggi dal baratro. Siamo immersi in una pozza di sangue, ragazzi. La cosa è alquanto disgustosa. Dio santo. Oddio, no. Mette bene. Oddio, no. Oddio, no. Pure nell'acqua, no. Nell'acqua. Nel sangue, in quello che è. Oddio. Oddio. Ok, allora ragazzi, ci sono dei problemi grafici in questo esatto momento. Non capisco perché. Ok ragazzi, ho provato a cambiare qualche impostazione, ma purtroppo questo difetto che state vedendo non sembra potersi eliminare. Non capisco il motivo, ma vabbè, ce ne faremo una ragione. Allora, quest'elmo è alquanto antico, direi. E purtroppo il poveraccio che ce l'aveva è stato bello che dilaniato. Ottimo! I suoi resti saranno qua in mezzo insieme a tutti gli altri. Che cosa fantastica. Ma quanta gente si sono bagnati questi? Non capisco. Oddio. Oddio. Si sono bagnati parecchia gente. Si tratta, credo ragazzi, di profondità di campo più che altro. Non so se c'è qualcosa che riguarda la profondità di campo, ma... Niente, ce lo dobbiamo tenere così, ragazzi. Allora, prima di andare avanti di là, vediamo se c'è qualcosa di qua. Sembrerebbe proprio di... Ah! Tu sorella! Che diavolo? No! Cazzarola, mi ha fatto prendere un colpo. Madonna, come fuggiamo da qua? Non vede un cavolo, giustamente. Mi sa che ci conviene o portarci una fonte di luce un po' più consistente, perché... pezzo di stoffa, vestito. L'unico modo. Ok, almeno ci aiuta con un po' più di luce. E qui è che lo sapevo. Figurate, questa è casa loro. Figurate se non c'era qualcuno. Oddio. Vabbè, la sensazione più bella del mondo è essere ricoperta di liquame non meglio identificato, perché se tutto questo è sangue, porca vacca, avete rissanguato il mondo intero, praticamente. Oh, prima di procedere lì, ok, qua non ci fa entrare, perfetto. Che diavolo è quella luce? Che luce? Questa qua che sbrilluccica... Oh, quella là, ok, quella che proviene da lì. Penso che fra un po' lo scopriremo, anche se... Oh, il tipo, ragazzi, del video scolastico aveva parlato di una tipo aura fluorescente, aveva detto, una roba del genere, adesso non mi ricordo. E quel colore verde sembra ricordare proprio questa cosa. Cos'è? Saliva. Abbiamo raccolto e imbottigliato la saliva nera che rivestiva le fauci della creatura estratta dal bozzolo. Che è alien. Come le altre persone entrate in contatto con gli odori della sostanza, ho sperimentato palpitazioni cardiache e un acuto senso di terrore. Alcuni hanno denunciato strani sintomi visivi come una diversa percezione dei colori. Abbiamo cercato di isolare altri campioni di saliva dal luogo in cui è stata attaccata M. L'odore era così intenso da costringere i presenti a indossare i respiratori. Per evitare inconvenienti raccomandiamo l'uso di maschere durante gli esami della saliva. Sensazioni simili all'effetto di funghi allucinogeni, psilocibina,
Non ho la minima idea di cosa sia la psilocibina. Fatto sta che parlano di fenomeni conseguenti all'ispirazione dei fumi provenienti dalla saliva della creatura presa all'interno però di un bozzolo, perché parlava di un bozzolo. Quindi ragazzi, non fate caso a me, ok? Io sto soltanto... Oddio, mi sta a seguire. Oddio, mi sta a seguire. Non fate caso a me, ragazzi. Io sto... No, io non volevo... Oh, cazzarola, è qui. È qui. Io non volevo arrecare alcun tipo di disturbo. Io sto soltanto cercando l'uscita, ok? Per cui, se non fate caso a me, me lasciate andare come se non fossero cazzi miei. Me fate solo un favore. Vi prego. Parli. Scappa. Ora, vai. E tu? Che cazzo ci fai qua sotto? Questa era stata... Era stata risucchiata, vi ricordate? È stata portata qua sotto, ma perché è ancora viva? La creatura zanne e artigli sviluppati di tessuti... rigidi non identificabili. Due incisivi appaiono orrendamente deformi e consunti. Madre quasi mia. Grotteschi. La membrana che avvolge l'esemplare sembra derivare dalla bocca. Il sangue è del tutto anomalo. Vabbè, ti aspettavi di trovare qualcosa di normale in quest'essere? Farò una scansione UV per ispezionare i fluidi. Ehi. Vuoi un consiglio? È tardi per parlare. No, sì, no, fallo parlare. Al demone non piace la luce del sole. Farei molta attenzione al posto tuo. Silenzio, ho detto. No, ascoltalo. Lui sa quello che ha visto. Cazzarola. Te l'ha detto! Fermo! Oddio, e questo chi è? Kolchak, sei tu. Oddio. Vi ricordate che il cadavere di Joy, ragazzi, comunque non l'abbiamo trovato, vero? Ve lo ricordate, sì. Cazzo. Eppure quella cosa mi puzza, non credete? Ok, si è liberato, ottimo. Ma se ne manca accorto. Eric dorme comunque. Ecco qua, se l'è data a gambe. Perfetto. Ottimo lavoro, capo. Davvero ottimo lavoro. Fanculo. Merda. Beh. Ok, ragazzi, io sono alquanto agitata, ve lo giuro. Non so che diavolo stia succedendo. Perché vi ripeto, noi il cadavere di Joe non lo avevamo trovato effettivamente. E adesso c'è un tizio che se ne va in giro fuori, camminando. Forse mezzo storpio. Chiamare aiuto. Proviamoci. Magari. Non sappiamo neppure se c'è ancora una rice trasmittente in superficie. Let
Quei cavi andranno da qualche parte. Funzioneranno ancora? Mi sa che sono spezzati. Oddio, oddio, eccola, 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 eccola! Non ho molta voglia di salire lassù. Che cazzo? Ma che cazzo? Joy! Subendo una metamorfosi. Oddio, non ti azzardare a mordermi, Ma te pare che sia rimasto Joy? Fai qualcosa. Nel cuore. Oh mio Dio! Dobbiamo muoverci. Piacevolmente senza parole. Quindi positivamente senza parole. What the fuck? Cioè, quindi ci si trasforma. Cioè, da esseri umani ci si può trasformare in questi mostri. Ma come? Perché? Una cosa che ci faranno scoprire, penso. Mio Dio. Davvero come i vampiri, se ci mordono, non boh. Pensavo sapessi. Lottare? Già, neanch'io. Cos'era quell'essere? Non lo so. Ma purtroppo non è solo. Dov'eri finita? Uno di quei mostri mi ha aggredita e trascinata fin qui, credendomi morta. Merda non basta a spiegarlo. Comunque non ha un bel colorito sta tipa, o è la mia impressione? Parli con una scienziata. Non esiste fortuna. Ringrazia di avermi trovata. Allora, non mi sembra il caso di stare qui a discutere. Però, ragazzi, convenite con me che la tipa non ha un bel colorito? È una mia impressione. Vabbè, ti ringrazio, sì, sti cazzi. Prendiamola qua. Amen. Grazie. Bon. Semper fi. Dobbiamo trovare un'uscita da qui. Quindi è qui che ti nascondi? Hai delle armi? Ti dispiace? Ho bisogno di batterie per la luce. Bastava chiedere. Ci hai mai pensato? Infatti, prende, apre, si mette a frugare. Cioè, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Qualcosa deve far male. Sì. Parecchio. Riesci a stare ferma? Grazie, grazie, a posto. Grazie, Clarice. Questo è lo stesso simbolo che avevano i tipi nella casa, o sbaglio? Ho visto quei simboli nelle capanne. Quella gente deve vivere nella valle da molto. L'ho detto io che qualcosa non va. Si esce da su. Ma non si può salire. Ha un colorito brutto, ragazzi. Un colorito strano. Lo vedi? Non ci sono molti appigli. Mamma Insieme mia. Ce la faremo. Siamo nella merda, ero allora. Ero certa che l'avresti detto.
Ho fatto arrampicata. Ti tirerò fuori. Come facciamo senza corde, senza niente? Col rischio di cadere e di spezzarci l'osso nel collo, boh. Non lo so. What? Allora, io credo che mi abbia salvato qui la partita. Quello era un piede, ragazzi, che sembrava umano, solo che non so umano fino a che punto, visto il colore, visto le condizioni. Non lo so, qua continuano a infittirsi i misteri e la cosa mi sta piacendo, ragazzi. Ripeto, sono positivamente sorpresa. Mi sta stupendo più di quanto pensassi, effettivamente. Aspetto i vostri pareri in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Vi lascio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!